Organizzazioni. Il mistico di città di VB. L'Arago non faceva parte di gruppi, di associazioni, di partiti perché diceva non voleva odiare al plurale, non voleva combattere il modo di pensare di altri per difendere la propria organizzazione. Voleva rimanere solo e semplice, senza approvare né disapprovare la dottrina di nessun gruppo. Per questo, oltre ad essere amato, nel museo era anche odiato. Una mattina un collega entrò nella stanza mentre l'Arago scriveva le etichette. L'uomo aveva un'aria dispiaciuta. Disse all'Arago che nella bacheca delle notizie sindacali avevano affisso un foglio anonimo che lo riguardava. Il foglio era scritto a macchina, con qualche errore di battitura, come se il suo autore avesse avuto fretta di compiere il suo dovere. Chi non era attratto dall'Arago in maniera positiva, ne era attratto in maniera negativa. Poche volte l'Arago riusciva indifferente. Di solito al detrattore non bastava allontanarsi dall'Arago, ma sentiva il bisogno di combatterlo in qualche modo, come se il farlo fosse parte integrante della sua avversione. Spesso l'Arago aveva accusato questo dovere di contrasto e si era sforzato di non riceverne dolore, ma quando lesse il foglio affisso nella bacheca, non rimase un freddo osservatore di se stesso. Sotto il titolo Catechismo sul foglio era scritto: Domanda, chi ci dà l'energia positiva per noi umani così vitale? Risposta, l'energia positiva ce la dà, era scritto il cognome di Larago. Domanda, chi è? Risposta, è un essere superiore che però, da quando vive sul pianeta Terra ha acquisito alcune caratteristiche degli umani. Egli infatti ha la diarrea. Domanda, dov'è? Risposta, è ovunque. Egli infatti ha il dono dell'ubiquità, ma attenzione. Guardatevi le spalle. Domanda, è immortale? Risposta, non è ancora stato accertato se è immortale. Quel che è certo è che egli è. L'Arago lesse il foglio e rientrò in fretta nella sua stanza. Ciò che gli faceva male non era tanto la volgare presa in giro, quanto il profondo dissenso che percepiva nell'autore del foglio. Si chiese: A chi ho fatto del male? Per quanto frugasse nel suo comportamento non credeva di aver violato con nessuno la legge della non separatività. Commenti. La coscienza che è il divino in noi non è soggetta a congreghe, a gruppi, a partiti, a organizzazioni. Queste, che devono difendere e affermare se stesse, non possono fare a meno di essere contro altre organizzazioni. L'ideologia, la prassi, la filosofia, il canone, il dogma sono le gabbie di cui vivono le organizzazioni. L'individuo che intuisce come il periodo evolutivo chiamato uomo debba essere trasceso, crede sempre meno a questi costrittori della sua evoluzione e diviene solo e semplice. Chi provoca odio o amore nelle persone che avvicina, spesso ha una forte personalità. Essere vittima di una calunnia è l'esatto effetto di una causa che ha mosso chi è vittima della calunnia. Spesso la causa non appartiene alla personalità che noi abbiamo nella vita attuale, ma a una precedente. Quando avevamo una personalità diversa e anzi, come spesso accade nella media evoluzione, opposta rispetto alla personalità attuale.